tabella di marcia rispettata. Dopo il Pavia la Salernitana batte anche lo Spezia, sfruttando così al meglio il doppio turno casalingo. Parte forte la squadra ospite, per due volte pericolosa in avvio, soprattutto al quinto con Cesarini, quasi incredulo quando vede Polito respingergli la conclusione ravvicinata. Inizialmente in difficoltà contro una squadra pronta a ripiegare velocemente, lasciando ben pochi spazi di manovra, la Salernitana risponde al ventesimo con un bel gesto atletico di Ragusa e palla deviata da Aprea sulla parte alta della traversa. Al 39esimo Granata in vantaggio. Dalla destra, dopo un intervento dubbio in area su Carcuro, Merino arma un preciso sinistro che supera Aprea. Ripresa con lo Spezia più propositivo, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Casoli, e Salernitana che aspetta l'attimo buono per ripartire e chiudere il match. Clamorosa al 26esimo l'occasione fallita da Fava, lanciato a rete da una grave leggerezza di Enovo, un errore che la formazione allenata da Breda rischia di pagare a caro prezzo quando dall'altra parte Buscardi schiaccia di testa un pallone corretto in angolo dall'attento Polito. Ancora Fava ci prova con una volea aerea al 37esimo, prima di assistere ad un finale con 5 minuti di recupero in cui la Salernitana subisce senza danni, ma con qualche sofferenza di troppo, il forcing dei Liguri. Finisce 1-0 per i Granata, ora terzi in classifica in attesa del confronto di domenica con la Spal capolista.